buongiorno a tutti, do il benvenuto a Costanza Roggero e Elena Giannasso nello spazio degli istituti culturali del Piemonte, uno spazio concesso dalla regione ai principali istituti culturali della regione subalpina, di Torino in particolare, del quale Centro Studi Piemontesi fa parte. È la seconda presentazione odierna del Centro Studi Piemontesi. Siamo di fronte a un libro che rappresenta una grande novità sul fronte della storia della società e dell'architettura del Piemonte Sabaudo, il volume di Elena Giannasso intitolato Per l'immagine dello Stato, sperimentazioni neobarocche a Torino, e si parla in particolare, ma non soltanto, tutt'altro, del Castello del Valentino e di Palazzo Carignano. Come dicevo, un volume importante, un volume destinato a divenire una pietra miliare di cui affido la presentazione a Costanza Roggero e a Elena Giannasso. Allora, è un titolo complicato quello di questo volume, Per l'immagine dello Stato, sperimentazioni neobarocche a Torino, Castello del Valentino e Palazzo Carignano. È una chiave di lettura più che un titolo emblematico, però l'idea dell'immagine dello Stato è ciò che regge tutto lo sviluppo della ricerca. Intanto mi permetto di ringraziare Albina Malerba e il Centro Studi Piemontesi che hanno accolto questa ricerca e hanno deciso, accettato, di pubblicarla. Perché è una ricerca importante, va detto, e una riflessione che dopo lunghi anni di maturazione, di studio, esce e affronta ancora il tema dell'eclettismo. Un tema su cui Roberto Gabetti scriveva una pagina fondamentale, un capitolo fondamentale nel DAU, Dizionario di Architettura Urbanistica, ben 50 anni fa, aprendo, direi con spirito innovativo, lo studio dell'architettura dell'Ottocento. Perché l'eclettismo copre tutto il secolo con un apice fondamentale, che è il momento della proclamazione dell'unità d'Italia. Cioè, quindi un secolo discontinuo, se vogliamo, da un certo punto di vista, ma nello stesso tempo un secolo articolato. E Gabetti insisteva ancora sull'eclettismo insieme ad Andrina Griseri, pubblicando il famoso libro su Schellino e l'autore del Cimitero di Dogliani, tanto per ricordare. Nello stesso tempo, negli stessi anni, e non usciamo dagli anni 70, Mila Leva Pistoi affrontava il tema dell'Art Nouveau, quindi di quel capitolo particolare dell'architettura, arte ottocentesca, e Franco Rosso, ancora per il Centro Studi Piemontesi, pubblicava un volume, repertorio importantissimo su Alessandro Antonelli e l'amore di Torino. Quindi dopo 50 anni di studi, naturalmente molti altri autori sono intervenuti in tempi più recenti, ma ci vuole un certo coraggio a riscrivere delle pagine con spirito attento a nuovi suggerimenti. Elena Giannasso, che ha studiato a lungo sui documenti d'archivio, perché questo va sottolineato innanzitutto, e che ha ripercorso da molti punti di vista l'evolversi di questa architettura eclettica nelle sue diverse declinazioni, che vanno dal neobarocco al neogotico, al neoromanico, al neomedievale, tutte definizioni che possono ingenerare una certa confusione, ma che in realtà
si riconducono tutte al termine eclettico. Eclettismo per uno Stato nazionale. Ecco, e qui la motivazione storico-politica si intreccia con la matrice artistica e architettonica. E adesso con Elena pensavo di sviluppare questa presentazione ponendo delle domande, cioè che richiamano sostanzialmente i capitoli del volume, ma che seguono il percorso che lei ha individuato con, direi, con rara abilità e perizia, oltre che con coraggio, ecco, mettendo in luce proprio questa trama che identifica nella storia dell'architettura il parametro, in certo modo politico, con cui lo Stato si riappropria dell'architettura di corte nel corso dell'Ottocento. Allora, diciamo che nel corso dell'Ottocento alcune parole chiave reggono lo sviluppo e la trasformazione e la reinterpretazione dell'arte e dell'architettura. In particolare due, il termine decorazione, decoro e il termine ornato. Sono la stessa cosa? Grazie, io ringrazio la professoressa Ruggero per questa presentazione, ma non solo. Permettetemi, prima di rispondere alla domanda, di ringraziarla perché in questi anni di collaborazione mi ha insegnato molto, dato molto nella ricerca, nella didattica, permettendomi anche di confrontarmi con degli studi sul Castello del Valentino, che è noto il suo tema di ricerca. Io voglio ringraziare anche Studi Piemontesi, la dottoressa Malerba, la dottoressa Roccia, perché mi hanno permesso di portare a compimento questo volume, questo testo che è vero, in realtà ho osato, mi sono un po' buttata scrivendo questo libro, affrontando un tema che è quello sul quale ho svolto indagini di ricerca fin da prima di laurearmi, sull'eclettismo, e arrivando poi a toccare delle parole chiave come decorazione, come ornato, che in realtà non sono nella stessa cosa, in quella che è la letteratura, il significato di questi due termini nella letteratura, ma anche nei vocabolari pubblicati nell'Ottocento. È vero, questo tema si colloca negli anni dell'eclettismo, negli anni in cui le parole chiave sono tante. Scorrendo anche solo mentalmente, ma la voce fondamentale di Gavetti, si rileggono i tipi edilizi, si rilegge il concetto di formazione tecnico-scientifica, il progresso, il disegno, i principi del disegno e gli stili dell'ornamento è uno dei titoli chiave di questa ricerca, scritta poi in realtà nel 1882, quindi a secolo avanzato, da Camillo Boito. E tante altre parole chiave come monumento, come restauro, formazione tecnica, formazione politecnica. E in questo contesto si legge anche la decorazione, si legge l'ornato, dove decorazione viene dal latino, il decor, che è ciò che si addice, ciò che conviene, più adatto a un fabbricato, ce lo insegna Vitruvio nel suo De Architettura. Ed è questo il significato che a questo termine viene molte volte attribuito nel corso dell'Ottocento. Ornato invece è più legato a un'altra parola chiave, sempre propria della letteratura ottocentesca, e che è gusto. Quindi la volontà di andare a interpretare il gusto in modo diverso, anche con la necessità di cercare varietà, di cercare una differenza, se vogliamo, una voluta differenziazione, che però può anche essere in certe definizioni riportata a trovare una soluzione e una spiegazione al termine decorazione. Quindi ornamento e diversi ornati come strumenti per spiegare e dare un'indicazione. In questo senso decorazione e ornato sono non sono sinonimi nella letteratura ottocentesca. Allora, attraverso questo percorso, diciamo, un po' teorico, è importante anche riflettere sul fatto che l'eclettismo è una
un fenomeno che riguarda non solo l'Italia ma l'Europa. E l'analisi, la lettura mette progressivamente a fuoco lo svilupparsi di queste teorie architettoniche nei vari centri attraverso i protagonisti, cioè gli architetti attivi, e in certo modo anche i luoghi. Cioè Torino non è un caso isolato. Torino sviluppa una matrice forte sul tema dell'eclettismo, ma nel confronto, potremmo dire oggi, internazionale, confrontandosi con quali città? Torino a livello nazionale la possiamo e la dobbiamo confrontare con, ovviamente, con l'area veneta, con Padova, con Venezia, ma anche con Milano, poi in una misura diversa con Bologna, con Firenze, anche in un periodo diverso, con Roma, anche pensando che stiamo vivendo e stiamo parlando di un momento, scusate, lo stiamo vivendo, molto diverso nel corso del secolo, perché viviamo attraverso un periodo complesso che passa attraverso i moti rivoluzionari, attraverso una costruzione poco per volta di un'identità di una nazione che in realtà non si sa quando sarebbe unita, si sarebbe unita. Noi sappiamo che gli anni 50 sono il decennio preunitario, ovviamente lettura a posteriori. Questa è stata una delle domande sulle quali mi sono interrogata ragionando nel confronto tra la storia come disciplina, come storia pura, e la nostra disciplina che è la storia dell'architettura. La professoressa ha detto un confronto aperto con l'Europa, intanto perché se vogliamo parlare di definizione del termine decorazione a livello europeo non possiamo non citare fin dall'apertura del secolo Catramer de Quincy, perché la sua definizione di decorazione legata all'architettura e intimamente collegata ad essa, scrive Catramer, non può essere ovviamente dimenticata. Per Catramer al tempo stesso, nel suo dizionario, l'ornato era invece il bisogno di varietà, la necessità, la volontà, è un po' teorico, lo so, ma di voler rispondere a quella necessaria bisogno di cambiare, di variare, che deve essere in fondo proprio, se vogliamo, della cultura, anche poi diventerà in realtà proprio della cultura dell'eclettismo che in quegli anni si sta definendo. Poi con Catremer, sempre restando in Francia, Viollet-le-Duc ci dà altre letture di ornato. È interessante perché se l'ornato per noi e nel nostro dibattito nazionale non ha sempre un significato identitario, risponde all'identità di un edificio, alle sue caratteristiche, alla sua destinazione d'uso, invece Viollet-le-Duc dice che l'ornato deve avere un significato. Non dimentichiamo che è il grande studioso di quell'architettura medievale francese che poi proporrà il neo-medioevo, nonché noto e celebre teorico del restauro. Ma poi ancora in un dibattito internazionale, permettetemi prima di arrivare all'Italia di toccare altri centri europei, e penso a Vienna. Penso a Vienna perché in realtà è uno dei pochi centri in cui il barocco, che è altro termine che si viene discutendo fin dalla fine del Settecento, non è così tanto letto negativamente. L'ornato in quel periodo, l'ornamento in quel periodo ha una lettura che si modifica, varia. Si arriverà alla figura, si passa attraverso Semper, la sua definizione di quattro materie, perché tali sono, come i tessuti fondamentali, dove il tessuto è il fondamento dell'architettura. Si arriva a un'interessante lettura, sempre a livello europeo, di Adolf Loos, con due testi che ho da sempre considerato interessanti, cioè Ornamento e delitto, che ha questo titolo con la E congiunzione. Si può leggere nei due modi, mi è sempre fatto molto sorridere questo aspetto, perché la E è una congiunzione e quindi l'ornamento è legato, è un delitto e quindi è collegato, oppure è per la voce del verbo essere, se ci mettiamo un'altra lettura, ed è un delitto, e quindi per Loos l'ornamento è un delitto semplicemente perché implica un lavoro in più per gli operai e gli artigiani, quindi una lettura sociologica, se vogliamo. Poi ritorna un po' indietro sui suoi passi all'inizio del Novecento, si ricrede un po', ma si filtra attraverso quella cultura che è l'arte decorativa, anzi l'art nouveau, nelle sue diverse interpretazioni internazionali, compresa la secessione, compreso il viennese, compreso il nostro Liberty.
E poi ancora alla fine, nel 25, sarà Le Corbusier a definire, credo, la fine di uno studio, quasi un po' come ovvio, la fine dell'ornamento, la morte dell'ornamento. Lasciatemi usare questo termine, perché Le Corbusier dice che è finito, è giunto il momento di abbandonare l'ornato perché è un passatempo gradito al selvaggio. Quindi basta, chiuso, solo la biacca, l'utilizzo del bianco perché è giunta l'età della macchina. In questo contesto l'Italia, e rispondo più specificatamente alla domanda, emerge attraverso diversi centri ma anche diversi protagonisti. I luoghi sono Milano, Padova, Venezia collegata a Padova, Bologna, Torino, anche poi Firenze, Roma. Sono centri che si individuano attraverso diversi percorsi di ricerca, sicuramente andando a evidenziare le figure cardine delle diverse culture. E penso all'area padovana, per esempio, attraverso Pietro Selvatico Estense, che peraltro scrive una storia estetico-critica delle arti del disegno, che è uno dei testi anche di letteratura legati allo studio della disciplina della storia dell'arte, se di disciplina di storia dell'arte vogliamo parlare. E poi penso a Boito, che scrive sul disegno collegandolo al disegno ornato, quindi all'esercizio grafico, scrive sull'ornamento, ragiona sui diversi tipi di ornamento che ci, si possono identificare, quindi caratterizza un po' il dibattito che ruota attorno a Milano, all'Accademia Brera, a quello che è la cultura in realtà del Nord Italia. Diversa invece sarà la situazione di Bologna, arriverà un po' dopo forse con l'Emilia Ars, però in questo contesto nel libro ho voluto anche evidenziare i centri di cultura con una lettura che è inedita e che si è appoggiata a uno studio di una fonte documentaria in realtà poco studiata e ancora molto da indagare, che sono gli atti dei congressi degli ingegneri e degli architetti che iniziano a Milano nel 1872. Ed è stato un confronto che mi ha portato intanto a interrogarmi sulle competenze professionali, altro tema che si filtra, si tocca studiando la decorazione e l'ornamento. E poi andando a cercare di capire se, come è vero, questi centri riflettessero i centri e i luoghi di cultura del dibattito ottocentesco. E non a caso i congressi sono organizzati a Milano, a Bologna, a Torino, a Firenze, cioè non è casuale. Questo tipo, e non è casuale neanche l'anno in cui vengono organizzati. Torino, vi dico solo 1884-85, è nostra memoria al borgo medievale, in realtà quelli proprio di quegli anni. Bene, ma il libro non si ferma qua. Il libro apre una nuova strada e ci dice, dopo averci istruito, tra virgolette, sui grandi movimenti e sulle grandi riflessioni teoriche, che cosa sta succedendo nel decennio preunitario. È un decennio straordinario per la città di Torino, perché Torino vive l'aspettativa di un ruolo che non avrà mai, e cioè la capitale nazionale. E quindi questo dibattito si traduce anche nella speranza di poter restituire attraverso l'architettura l'idea di uno stile nazionale. Allora, cos'è Torino negli anni 50? È un laboratorio straordinario dal punto di vista urbanistico, perché piano promis si sta per predisponendo 1851-52 per ridefinire il disegno della città superando la maglia barocca. È la città che reinterpreta le piazze 1850. In che modo? Non solo laddove riesce a rimodellare alcune architetture, penso alla facciata di Caronesi, ma siamo prima, per San Carlo, per la chiesa di San Carlo, ma soprattutto introduce il monumento come fulcro centrale nelle piazze. Ed è straordinario come tutti i monumenti siano inizialmente dedicati alla dinastia, cioè un modo per ridedicare le piazze torinesi ai Savoia. E non a caso
tutte le prime statue, Marocchetti, penso Marocchetti, Piazza San Carlo, Pelagio Palagi, Palazzo di Cipiazza, Palazzo di Città e così via, sono tutte rivolte verso il Palazzo Reale. Cioè, non è casuale la disposizione, la posizione del personaggio nelle piazze. Sembra che da tutti i luoghi marginali rispetto al centro, ecco, ci sia uno sguardo diretto sul Palazzo Reale. I monumenti, ma nello stesso tempo c'è un altro fenomeno, e passo la parola a Elena, che è destinato a rivitalizzare fortemente l'immagine di Torino attraverso anche l'aspetto della produzione economica, e cioè le esposizioni. Esposizioni non solo nazionali ma internazionali, periodiche, che serviranno a in qualche modo a illustrare la capacità dell'industria torinese e piemontese di fornire oggetti interessanti ma rivolti a un pubblico internazionale. Lascio di nuovo la parola a lei. Grazie. Difficile riuscire a trovare una sintesi, la professoressa ha magistralmente sintetizzato una cultura molto articolata e complessa che trova un approdo in quello che è il decennio preunitario negli anni 50, il nostro decennio preunitario. E quello che mi ha sempre colpito studiando questo periodo è il progressivo farsi in fondo di una città, il progressivo costruirsi di città, architettura, significato dell'architettura attraverso la decorazione, l'ornamento, la posa dei monumenti, la destinazione d'uso, in anni in cui Torino poco per volta manifesta una sua sempre più voluta ricerca di vocazione di città nazionale, con l'idea di nazione che io non discuto e la lascio agli storici, con l'azione con la N maiuscola direi, ma che sicuramente trova nei progetti della città, quindi disegni urbani, dello spazio urbano, il disegno della piazza, la ridefinizione anche dell'identità della piazza, e penso proprio alla Piazza San Carlo, ma anche al piano di Promis, ma penso anche al confronto internazionale aperto attraverso il Parco del Valentino, ma penso attraverso il dibattito di cui vi ho accennato prima a livello europeo, a livello nazionale, che cosa diventa Torino. Ad esempio è Promis, un uomo che è un grande promotore e coordinatore del piano di ingrandimento citato della capitale del 51-52, che in realtà definisce la decorazione come una parte specialmente artistica. È un docente universitario che forma generazioni di quegli ingegneri, architetti, ingegneri trattino architetti, qui non entriamo in altro dibattito, ma che costruiranno poi la città ottocentesca, proprio attraverso gli anni della discussa unificazione e poi lasciatemi dire anche della sofferto e del tutto inatteso, e proprio i convegni di studio piemontesi ce l'hanno insegnato, trasferimento della capitale. Torino in questo periodo vive anche le esposizioni, è una città che guarda a un modello, la professoressa ha citato la città barocca, mi sembra di poter rileggere, penso anche a alcune parole scritte nei saggi di Vera Comoli, la città del primo Seicento, la città barocca del, noi diciamo, il primo ampliamento, quello che segue al grande disegno di Ascanio Vitozzi, poi la figura di Carlo di Castellamonte, come un momento emblematico che si vuole riprendere, non solo per la riortogonalità, continuata ortogonalità viaria, la ripresa della maglia nella città per parte ottocentesca che si apre della maglia viaria, ma anche la volontà di ridiscutere lo spazio urbano. E allora avevo iniziato, e ho come percorso di ricerca aperto, proprio Piazza San Carlo, che è una piazza che viene disegnata ed è parte del primo ampliamento, quello seicentesco, per rispondere a una domanda che gli ordinati della città di Torino del primo Seicento ci dicono essere legata alla necessità di uno spazio mercatale. Quindi la primissima risposta per cui a ridosso della prima cinta fortificata si crea uno spazio urbano, beh, quello sinceramente la risposta è uno spazio mercatale. Però poi nel 46 sarà, 1646 sarà Cristina di Francia a definirla Place Royale, non a caso lo scrivo nel libro, è la figlia di Enrico IV che a Parigi propone il modello di questo spazio urbano.
completato nella prima metà dell'Ottocento. La Place Royale da noi codificata, anzi dagli storici dell'urbanistica, piazza con al centro un monumento equestre, tanto per farvi un esempio, e il monumento che citava la professoressa, che in realtà non era nelle forme in cui vediamo noi adesso in Piazza San Carlo, ne è un esempio. Ma anche la facciata della chiesa di San Carlo, che è di Caronese, siamo nel 1638. Progetti che sono figli di una cultura ben precedente il periodo preunitario e che poi si continueranno in fondo guardando Emanuele Filiberto come modello, guardando alla città barocca ancora nel periodo successivo. E le esposizioni si collocano in questo contesto. Le prime sono di solo 4 giorni, sono organizzate nel centro di Torino, al Palazzo dell'Accademia delle Scienze, così viene chiamato, il Collegio dei Nobili, il Palazzo dell'Università, e poi dal 1827 sarà Carlo Felice, questo è importante, a volerle promuovere come eventi triennali. Saranno organizzate dal 1829 nel Palazzo del Valentino e quindi sarà poi un modo per riuscire a conoscere quella che è l'identità di Torino a livello internazionale attraverso l'immagine del Valentino, forse. Veniamo ai nostri due cantieri. Ecco, alla fine degli anni 50-60, si collocano due cantieri dello Stato, e cioè il cantiere di restauro del Castello del Valentino per l'esposizione del 1858 e il cantiere di trasformazione e completamento del Palazzo Carignano come sede del Parlamento Subalpino. Allora, questi due cantieri ci raccontano molto di Torino. Il Valentino era stato sede di corte di Cristina di Francia, una villa fluviale decorata dagli artisti luganesi, eccetera. Dell'Ottocento non si sapeva nulla. Ecco, qui devo dire che la costanza e l'attenzione di Elena Gianasso ai documenti apre una pagina, anzi un capitolo totalmente nuovo. Perché? Perché ha ritrovato in archivio dei fondi che non erano consultabili e ha ricostruito l'intera storia, direi edilizia del Valentino, una storia complicata. Il Valentino che era chiuso come sede di corte, diventa scuola di veterinaria con Napoleone, caserma del genio Pontieri, diventa scuola sede della Regia Scuola di Applicazione, dopo che di fatto si era visto svolgersi la famosa esposizione del 58 per cui Cavour ordina il restauro. Ecco, qui c'è molto da discutere. Adesso lascerò la parola a Elena sul fatto di precisare che tipo di restauro viene eseguito. Però prima vorrei dire una cosa. Non è frequente, puoi anche non sentirmi, che gli autori mettano a disposizione del pubblico tutti gli elementi della loro ricerca. In genere rimane sempre nel fondo del cuore il desiderio inespresso di coprire con la mano perché nessuno copi. Invece Elena, e grazie anche al Centro Studi Piemontese che ha accettato questa linea editoriale, pubblica tutti i documenti con la relativa collocazione archivistica. Quindi questo volume diventa veramente uno strumento che sarà difficile superare se non con un altro libro. Ecco, questo per quanto riguarda sia il Valentino sia Palazzo Carignano, quindi due emergenze della nostra città. Ecco,
Questo ci tenevo a dirlo. Forse il desiderio dell'autore è quello davvero che le persone leggano e copino, perché forse copiando si riesce ad andare avanti nella ricerca. Sembra una battuta, ma è molto più realistica di quanto non sembri. Adesso lascio di nuovo il microfono a Elena, perché ci dica quali elementi rendono in qualche modo confrontabili due edifici così diversi come il Valentino e Palazzo Carignano. Grazie. Sì, effettivamente la lunga parte degli apparati è stata pubblicata proprio con l'intenzione, ringrazio Studi Piemontesi per aver accolto questa linea particolare di editoriale, con l'intenzione di proporre uno strumento utile per altre ricerche. Qui ci sono dei documenti, discutiamoli ancora, ragioniamoci, valutiamoli e poter proseguire sulla base di questi nuovi fondi documentari, nuovi non perché tali siano, perché si tratta di patrimonio dell'Archivio di Stato di Torino, di Roma, documenti a Bologna, dell'Archivio Centrale dello Stato di Roma e di Bologna, ma si tratta più che altro di carte che possono essere ridiscusse, possono trovare una chiave di lettura per quella che oggi è la sede storica del Politecnico di Torino, con questa definizione di sede di locuzione, sede storica che io un po' amo, un po' odio, lo dico subito. Però il Castello del Valentino acquisisce la definizione, intanto questo è giusto dirlo, di castello, e ce lo insegna il professore Saroggero in un suo saggio, proprio nell'Ottocento, perché è il momento in cui i documenti parlano di castello. Chi studia il Valentino sa che è Palazzo del Valentino fino alla fine del Settecento, guardo le colleghe che ringrazio perché siamo qua, e sa benissimo che è un palazzo, perché questo è il tipo edilizio che possiamo leggere, espressione della cultura del barocco e di un barocco che è disegnato da Carlo di Castellamonte e poi Amedeo di Castellamonte. Nell'Ottocento diventa castello, quando ormai è sede universitaria, quindi da fin dal periodo napoleonico ha una vocazione universitaria legata a veterinaria, non alla scuola di ingegneria che è in forme diverse, è legata a un altro tipo anche di uso, e poi ha la sua funzione di luogo militare, caserma, luogo di alloggiamento dei soldati del corpo dei geniopontieri, dell'artiglieria, che si esercitano anche sul Po. Un aneddoto che ha un'immagine nel testo, perché costruivano un ponte di barche sul Po, che viene così tanto frequentemente fatto e organizzato questo evento che piace ai torinesi e quindi diventa parte di un'iconografia consolidata. Di un luogo, il Valentino, che si legge nella letteratura, nelle fonti ottocentesche, essere l'edificio più rappresentato di Torino di quel periodo. Per questo è l'immagine dello Stato, ma dell'immagine intanto perché propone l'idea di una città che è una capitale, perché già capitale è, così ci è stato insegnato fin da piccole da Vera Comoli, e che ridiventa nuovamente capitale della costituita Italia nel 1861, ma che in realtà insegue un po' questo sogno che poi appunto non vedrà mai concretamente attuato. Ma l'immagine di uno Stato che si sta costruendo attraverso anche le esposizioni, perché sono proprio queste un po' la chiave di lettura per cui si può parlare di Stato. Gli storici potranno discutere sullo Stato, di Stati al singolare e al plurale, ma Stato nel senso di un'identità che si lega fortemente al Casato Regnante, questo è giusto dirlo, e che trova nell'immagine dello Stato il Valentino come prima espressione. Poi anche Palazzo Carignano, ma è un po' irrelativo perché per certi versi quasi contemporaneo, anche se con una chiave completamente diversa. Il Valentino, dicevo, attraverso questi eventi che dal 29 sono organizzati al Valentino, e poi sarà Carlo Alberto, dopo l'abdicazione di Carlo Felice, a volerli riconfermare al Valentino, anche nell'intento di questa prosecuzione di una sofferta sua appartenenza al Casato Savoia Carignano. Carlo Alberto non appartiene, lo sappiamo, al Casato Sabaudo diretto, discende invece dai Savoia Carignano, e vuole quasi nascondere questa sua origine. Il Valentino si presta. Diventerà un luogo noto attraverso l'esposizione, all'inizio pensato attraverso un testo letterario, perché l'esposizione del 29, di cui non abbiamo grande documentazione,
è raccontata attraverso un racconto letterario che si intitola Don Eusebio al Valentino, cioè questo ipotetico sacerdote che immagina un sopralluogo, una visita all'interno del castello. E sono luoghi che però hanno un duplice uso, e il libro ha proprio voluto ripercorrere questo, sia nel registro che nelle pagine dedicate al Valentino. La vita quotidiana, dove sono i soldati a usare le stanze, e quando intendo dire che usano le stanze, usano anche le stanze degli appartamenti del piano nobile. Quindi andando, e queste fonti inedite ce lo raccontano, andando a utilizzare le pareti, per esempio, delle sale auliche, che sono originariamente, giusto dirlo, ma progettate come spazi di rappresentanza per accogliere le persone che raggiungono la corte, che raggiungono Cristina di Francia, a usarle come luoghi per dormire, semplicemente come dormitori. Il salone era un dormitorio. Altre sale erano sale di formazione militare, della scuola militare, la sala delle colonne, l'aula di palestra, l'aula di ginnastica. Questi quegli spazi che noi oggi vediamo con un'altra chiave, pur usandoli dal punto di vista universitario, come funzione universitaria. E poi, oltre alla quotidianità, i momenti dei cantieri delle esposizioni. Sono tre gli importanti cantieri prima di quello di cui vi parlava la professoressa del 57-58, e sono nel 38, nel 44 e nel 50, e questo è quello che ho potuto ritrovare attraverso questi documenti della Real Casa in archivi di Stato, dove si capisce che è una costante gli interventi che vengono proposti sia nella quotidianità, sia in occasione delle esposizioni, quando c'era sopralluogo il 20 maggio, lo dico perché siamo prossimi alla data, poi venivano adottati, scelti come luoghi dalla Regia Camera d'Industria e di Commercio che organizzava l'esposizione, e organizzavano gli eventi espositivi. Una curiosità, se venite al Valentino vedete che ci sono due finestre che danno accesso al salone. Beh, quelle finestre in occasione dell'esposizione erano le porte d'ingresso e di uscita, quindi ogni esposizione demolivano la parte bassa, poi la ricostruivano e la ripingevano. Quindi venivano usati, chiudevano il portone centrale e usavano le altre porte come entrata e come uscita, perché il percorso toccava le sale centrali essenzialmente. Le esposizioni dell'Ottocento, primo Ottocento, non sono organizzate per temi, cioè non sono ancora espressione di quel progresso organizzato, e così sapere già proprio delle esposizioni su cui possiamo pensare noi, questo è certo. E in quegli anni è emerso in queste ricerche un'attenzione al fabbricato, posso usare anche la parola tutela, anche se è un po' legata all'Ottocento, però lo posso dire, perché c'è una figura, il cui ruolo è emerso inedito da questi studi, che è Ernest Melano, che si preoccupa del Valentino. Ora, è una premessa, Melano è un architetto che conosciamo essenzialmente perché è promotore di una cultura che è quella neomedievale, addirittura il neogotico, penso a Racconigi, penso ad altre residenze Savant. E il grande architetto di corte, una nostra docente per farci capire bene di architettura, per farci capire bene chi è Melano, ci dice l'architettone di corte, quello che lavora e segue tutti i cantieri. Entra a servizio nel 1834 e va in pensione nel 1858. In tutti questi anni firma un'infinità, credetemi, di documenti per il castello del Valentino, che nel registro ritrovate e rileggete, e implicano e portano a un'attenzione tale, faccio un esempio solo, da impedire, perché spettava all'architetto della Real Casa, l'ultimo sì all'accettazione dei lavori, ad impedire la modifica dell'apertura o l'allargamento di una finestra. Quindi non si poteva toccare nulla. E questo è estremamente importante, perché stiamo parlando di un'architettura che è barocca. E quindi in questo senso forse il dibattito ruota poi attorno al barocco. Ci avviciniamo alla conclusione. Comunque, perché vedo che Albina incomincia, però ci sono due o tre cose che vorrei ancora sottolineare. L'esposizione del 1858 è un momento straordinario. Cavour vuole promuovere questa esposizione, che vorrebbe internazionale per le sete, per il decennio planetario. Allora, le terrazze del Valentino erano fatiscenti, soprattutto il Valentino non poteva accogliere i macchinari per la produzione della seta.
Allora, ordina un restauro, e i documenti lo chiamano restauro, ma nulla di restauro, era un rifacimento delle due ali laterali che collegavano torri e padiglioni, con una sezione molto più ampia, tale per poter ospitare queste grosse macchine per la produzione della seta. Il tutto viene progettato, eseguito e inaugurato nel giro di 2 anni. Ma che cos'è, direi, l'aspetto più straordinario? È che il Valentino è in questa occasione proprio l'esempio preclaro dello storicismo. Perché Vico, che è un attento osservatore e pubblica il libro sull'esposizione, dice: questo restauro deve essere eseguito in modo che l'occhio non distingua la parte vecchia dalla parte nuova. I torinesi non sanno che le due ali laterali sono ottocentesche, è puro 800 storicista, dove addirittura la dimensione del loggiato diventa la misura dei grandi finestroni che vengono aperti sulle maniche laterali. Ecco, questo è il vero neobarocco, una o perlomeno una scelta di neobarocco per un edificio di Stato che vive la sua nuova vita, no? La vita per le esposizioni volute dal sovrano. E adesso lascio chiudere Elena su Palazzo Carignano e sulla straordinaria anche vicenda delle facciate, della facciata su Piazza Carignano, perché lì è un caso diverso. Lascio che sia lei a dirlo. Sì, Palazzo Carignano è un caso completamente diverso. Se il Valentino e il cantiere del 57-58 ridiscute il barocco, e un barocco di Carlo di Castellamonte, di Amedeo di Castellamonte, che è accettato, e i documenti dicono perché è abbastanza regolare e non così bizzarro, come scrive la letteratura dal 1791 di Milizia, e poi conferma lo stesso Catremer, in realtà l'architettura del Palazzo Carignano è diversa, perché confrontarsi con Palazzo Carignano vuol dire confrontarsi con un architetto che nell'Ottocento non piace, e questo architetto si chiama Guarino Guarini, quindi non è proprio per noi oggi figli della storiografia anche post gli anni 60 del Novecento, Guarini ha un altro significato. Però negli, in quegli anni la cultura di Guarini, l'architettura di Guarini sicuramente non doveva essere seguita. In realtà non è proprio così, perché studiando questi documenti, studiando Palazzo Carignano, che è prima sede del Parlamento Subalpino nel 1848, il salone viene modificato, già era stato usato per una festa in onore di Torquato Tasso nel 1844, e il salone ellittico di Guarini cambia un po' la sua immagine. Ha una funzione di Stato. Carlo Alberto lo sceglie come luogo per lo Stato, come luogo edificio nazionale, e nello stesso anno, e con una legge che è pubblicata nello stesso numero della rivista dedicata alla legislazione nazionale, in cui si parla del Valentino legata al cantiere del 57, si scrive che Palazzo Carignano è palazzo di interesse nazionale. È molto discusso questo, perché in fondo si sa che Torino sarà capitale d'Italia, ma non è detto che rimanga capitale d'Italia per molto, si discute molto questa cosa, poi è improvviso il trasferimento, però c'è un po' nell'aria questo timore, questa paura. Però Palazzo Carignano deve ospitare la sede del Parlamento. Ma anche qui il discorso è molto più ampio, complesso, perché intanto si tocca di nuovo la questione dei monumenti di cui la professoressa diceva prima, e cioè la collocazione della statua dedicata a Carlo Alberto, che oggi in Piazza Carignano diventa un vincolo perché è già realizzata. Si pensa a un'ala accessoria, si avvia un grande concorso con molti architetti di fama che vengono richiamati in quel periodo,
tra cui anche lo stesso Domenico Ferri che aveva lavorato al Valentino. Il cantiere di Palazzo Carignano diventerà un altro cantiere di Stato, perché in realtà si concluderà molto dopo il trasferimento della capitale, perché possiamo individuare il 1870 e la capitale trasferita nel 1864 come luogo di chiusura del cantiere. Nel libro indago e pubblico discuto anche quelle che sono le maestranze, le diverse competenze professionali di chi si avvicina a Guarini, perché è chi concretamente si misura come genio guarignano che poi deve affrontare questo tema. E allora la scelta di Ferri e di Pollati è di guardare un'altra importante cultura, che di un lato qualcuno scrive quella del barocco francese, del 600 francese, che però, come abbiamo già detto, in Italia, a Torino torna frequentemente. Dall'altro è Filippo Iovarra, perché Filippo Iovarra in realtà piace molto. Allora potete proporre e guardare, come ci ha insegnato proprio la professoressa, la facciata verso Palazzo Carignano, mettendo una mano sulla parte più alta dell'edificio di cui dovete aver visto passare la fotografia, e vedete che rileggete l'impaginato iovariano di la facciata più scalone di Palazzo Madama. Allora il confronto è molto forte, il confronto è aperto, ma è un confronto aperto significativo, perché se da un lato si parla di Guarini e di 600, dall'altro si parla di 700 e di Iovarra. E allora concludo dicendo che questo mi fa ripensare molto, ed è un altro spunto, un altro tema di ricerca, a una definizione che proprio Boito in quegli anni stava dando, in cui diceva: il 600, il barocco del 600 è troppo difficile per la nostra epoca, la cultura di Borromini è un'architettura complessa da capire per tutta una serie di vicende che l'accompagnano e che ne portano alla realizzazione. Forse il nostro 800 potrebbe studiare di più alla Rococò, e allora forse potrebbe guardare più alla decorazione e all'ornamento. Grazie a tutti. Io ringrazio per la pazienza i presenti e spero che dopo questa chiacchierata sia più chiaro il titolo per l'immagine dello Stato, sperimentazioni neobarocche a Torino, Castello del Valentino e Palazzo Carignano. Ecco, c'era un ragionamento logico molto serrato. Mi sono dimenticata di ringraziare l'artistica di Savigliano, che veramente è sempre nell'edizione dei volumi un riferimento fondamentale grazie anche al coinvolgimento di Albina Malerba, e beh, che ci sostiene. Grazie. Io non volevo dire niente se non la mia voce un po', se non che con questa presentazione abbiamo chiuso il ciclo di incontri preventivati durante il Salone del Libro. Presentare un libro al Salone è sempre un po' un azzardo, perché basta che ricomincino da fianco, come è successo nell'ultimo minuto. Per fortuna prima è andato bene, comunque siamo stati fortunati, abbiamo avuto un bellissimo pubblico. Bravissima Elena, grazie a Costanza. Naturalmente poi il libro lo presenteremo, credo, al Castello del Valentino, cioè con tutto il tempo davanti e diciamo il luogo anche fisico. Siccome però era uscito proprio pochissimi giorni fa, ci è sembrato bello al Salone del Libro dire: c'è anche per l'immagine dello Stato, perché so quanto Elena ci ha lavorato. Grazie a tutti voi. Che è interessato ancora fino alle 8, il centro studi è qui presente con uno suo stand al padiglione 2 H06. Grazie a tutti e grazie agli istituti culturali del Piemonte che tutti insieme hanno creato questo spazio.